Ben ritrovati, tra breve nel nostro TG troverete tanta cronaca ma anche una buona notizia per l'occupazione e per una vertenza davvero importante, quella dell'Abramo Customer Care. Ma cominciamo dai titoli. Si respira cauto ottimismo tra i circa 1000 lavoratori dell'Abramo Customer Care dopo l'incontro di ieri al Ministero. Nel percorso delineato tutti gli ex dipendenti dovrebbero trovare occupazione. Il via libera definitivo al piano il prossimo 27 novembre. Il corpo di un uomo senza vita è stato rinvenuto all'interno di una cabina in via Popilia. L'ipotesi è che la potente scarica elettrica lo abbia investito mentre era intento a rubare del rame. È di 59 arresti il bilancio dell'operazione Artemis della DDA di Catanzaro. Tra le persone finite in manette ci sono anche due carabinieri. Il Collegio della Camera Penale e dell'Avvocatura del Foro Bruzio hanno consegnato l'istanza di revoca con la quale si ribadisce che la sede naturale per celebrare il processo reset è il Tribunale di Cosenza. Ha 38 anni ed è un diversamente abile, costretto sulla sedia a rotelle. Nei giorni scorsi gli hanno rubato l'auto a Cosenza, toccando il suo appello. Il Consiglio Comunale dice sì ai 7 milioni di euro che la Regione ha destinato per la ristrutturazione dello stadio San Vito Marulla, ma il sindaco Caruso si appella agli imprenditori: per riqualificarlo occorrono più fondi. Ancora ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG. In primo piano il lavoro è veramente a un passo dalla soluzione. L'avvertenza che abbiamo seguito per mesi dell'Abramo Customer Care, una risposta che arriva per 1000 lavoratori, 1000 famiglie. Si tratta dell'ultimo miglio, queste sono state le parole del Presidente della Regione Roberto Chiuto ieri al termine dell'incontro che si è tenuto al Mimit, e gli occhi sono tutti per il prossimo confronto già fissato per il 27 novembre, data che dovrebbe essere decisiva. Intanto nel pomeriggio anche l'assessore al lavoro calabrese ha rassicurato nessuno resterà per strada e ha assicurato che la soluzione arriverà anche per i Co-Co-Co. Vediamo. A Roma, l'incontro già annunciato dal presidente Occhiuto, decisivo per le sorti dei lavoratori dell'Abramo. A Crotone è il sindaco Vincenzo Voce, il portavoce per i lavoratori, che dopo le tante proteste attendono buone notizie. Mette in campo 15 milioni di euro e il Dipartimento della Transizione Digitale altri 5. Giusto. Quindi in totale si quota 20 milioni di euro la commessa che dovrà essere la dematerializzazione delle cartelle cliniche. La comunicazione arriva via telefono al sindaco e per questo percorso, finanziato da Governo e Regione, due sono i possibili partner: Poste Italiane o TIM. Tutto si deciderà il prossimo 27 novembre. Diciamo, l'obiettivo è che i lavoratori vengano tutti assunti. E quindi tutto questo che ti ho detto sino ad ora avviene con questo obbligo da parte di chi sarà il partner industriale. Loro si sono dati un appuntamento al 27 novembre, che l'auspicio è che tutta questa fase che ti ho detto sarà conclusa, quindi già ci sarà il partner industriale che dovrà assumere i dipendenti. Quindi dovrebbe partire immediatamente una sorta di formazione professionale. Sì. I lavoratori comunque percepirebbero lo stipendio o una parte consistente. Riguarderà anche i lavoratori Supercorp e TIM 191. Questo dunque è il percorso che andrà a garantire tutti i lavoratori. Dobbiamo capire, non solo io, se i partner sono a conoscenza del fatto che dovranno essere assunti tutti i dipendenti. Ha detto di sì, anche gli altri.
ma ripeterlo non fa male. Va bene. Anche perché, ripeto, i dipendenti saranno assunti da un partner industriale che individuerà opposto team all'esito, diciamo, della scelta del tutto collegato. Insomma, il piano è definito, seguiremo fino in fondo l'evolversi di questa vicenda. Passiamo alla cronaca e partiamo da Cosenza, dove un uomo è stato ritrovato carbonizzato, morto all'interno di una cabina in via Popilia. Probabilmente l'ipotesi delle forze dell'ordine è che la potente scarica elettrica lo abbia investito mentre era intento a rubare del rame. Vediamo. Alle 10.30 di questa mattina, da questa cabina dell'alta tensione situata nel seminterrato di uno stabile di Viale Crati, nei pressi di Vagliolise, è partito un alert per un guasto elettrico. Gli operatori della centrale di Catanzaro, captato il segnale d'allarme, hanno inviato una squadra di tecnici e contestualmente allertato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Un operatore dell'Enel, giunto sul posto, ha aperto la porta della cabina, che era chiusa con il lucchetto dall'esterno, e ha visto fuoriuscire una densa coltre di fumo. Il giovane tecnico ha capito subito di trovarsi di fronte a una tragedia e ha chiamato i soccorsi. All'interno dei locali, i vigili del fuoco hanno rinvenuto resti di un uomo folgorato da una scarica elettrica da 20.000 volt, che lo ha completamente carbonizzato. È stato necessario interrompere la fornitura di energia elettrica in tutto lo stabile per intervenire senza alcun rischio. L'uomo, un 45enne di Cosenza, probabilmente si era introdotto nella cabina per sottrarre del rame. Sarebbe stato in compagnia di una o più persone, così si spiegherebbe la circostanza della porta chiusa dall'esterno. Sul posto, oltre ai carabinieri, vigili del fuoco e al personale dell'Enel, il pubblico ministero Antonio Bruno Tridico. Nell'area sono posizionate delle telecamere. La visione delle immagini sarà utile per ricostruire quanto accaduto. Smantellata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, un'associazione di stampo 'ndranghetista operante nei territori di Maida e Cortale, siamo nel Lametino, particolarmente attiva nel commercio di droga e nello sfruttamento del settore boschivo. 59 le persone arrestate, il gruppo criminale che faceva capo ad esponenti della famiglia Cracolici poteva contare anche sul sostegno di due carabinieri. Vediamo. Un clan che aveva un controllo capillare del territorio tra Maida e Cortale, l'area del Lametino al confine con il Vibonese, l'operazione Artemis, coordinata dalla DDA di Catanzaro, ha documentato l'ascesa del gruppo criminale riconducibile alla cosca Cracolici. Oggi il blitz dei carabinieri che ha portato all'arresto di 59 persone, 50 in carcere e 9 domiciliari. Il sodalizio aveva sfruttato il vuoto di potere dopo gli arresti della Coscanello colpita dall'inchiesta in ponimento, e il clan smantellato oggi poteva contare anche sull'aiuto di due esponenti delle forze dell'ordine, due carabinieri che oggi sono stati arrestati. In particolare l'ex comandante della stazione dei carabinieri di Maida, considerato dagli inquirenti un punto di riferimento per i vertici della cosca. Il gruppo esercitava un controllo asfissiante sulle attività economiche del territorio, con interessi particolari nel settore boschivo, ma soprattutto era egemone nel traffico di sostanze stupefacenti. Un traffico di sostanze stupefacenti che si avvaleva dell'apporto di soggetti anche di altre aree territoriali, che fornivano tanto le esperienze con riferimento agli impianti di piantagione di sostanze stupefacenti e anche al finanziamento, quanto alle forniture di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. Il controllo del territorio, appunto, della organizzazione di 'Ndrangheta consentiva all'organizzazione stessa di avviare una serie di piantagioni sul territorio di influenza, ma anche in altre aree, in particolare una nella zona di Mesoraca della Crotonese, ma nel territorio di influenza consentiva di avviare queste piantagioni godendo anche della compiacenza, purtroppo, di alcuni due in particolare esponenti delle forze dell'ordine, che sono stati interessati anche dalla misura cautelare. Un'indagine complessa avviata con accertamenti sullo spaccio a Lamezia Terme. Le indagini sono appunto partite dallo spaccio al dettaglio, con l'arresto di un piccolo spacciatore che riforniva una delle piazze di spaccio di Lamezia Terme a partire dal novembre del 2021. Successivamente, con circa 2 anni di indagine,
L'attività investigativa condotta dal nucleo investigativo del gruppo Carabinieri di Lamezia Terme ha consentito di ricostruire tutta la filiera di approvvigionamento dello stupefacente, i canali di rifornimento e di produzione e di spaccio al dettaglio. Restiamo a Catanzaro, dove la Guardia di Finanza ha accertato indebiti, contributi per Postiletto, danno erariale per la clinica Sant'Anna dalla Corte dei Conti, un invito a dedurre per 680.000 euro. Un danno erariale accertato per 680.000 euro è quanto emerso dall'inchiesta della Procura per la Corte dei Conti della Calabria, che a conclusione di un'indagine svolta dai finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro ha emesso un invito a fornire deduzioni nei confronti della clinica privata di Catanzaro Sant'Anna Hospital, già accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per la fornitura di prestazioni di ricovero ospedaliere e di natura ambulatoriale. Il provvedimento ha coinvolto anche il Presidente, il Consiglio d'amministrazione, il Direttore Generale all'epoca dei fatti. Dagli accertamenti eseguiti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, effettuati dopo un'inchiesta ora in fase dibattimentale, sarebbero emersi i profili di responsabilità erariale da parte della struttura. Le carte oggetto di indagine da parte dei finanzieri riguardano l'anno 2016, quando la Casa di Cura ha percepito contributi erogati al Servizio Sanitario Regionale per la copertura dei costi e le prestazioni di alta specialistica nell'unità di terapia intensiva coronarica a titolo di funzioni non tariffabili, che sono remunerate prescindendo dal costo effettivo della singola prestazione. Inoltre, dagli accertamenti è emerso che la clinica, nonostante fosse accreditata e rimborsata, non avrebbe mai svolto questa attività, ma in realtà venivano utilizzati per i ricoveri ordinari. Ora la procura resta in attesa delle deduzioni in vista di un eventuale atto di citazione in giudizio. Guidando in stato di ebbrezza, ha avuto un incidente stradale autonomo, quindi ha insultato gli agenti della polizia intervenuti, poi ha dato in escandescenza nel pronto soccorso di Vibo Valentia. Per questo motivo un uomo è stato arrestato dalla squadra volante della questura di Vibo Valentia con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesione aggravata. Proclamata dalla Camera Penale di Cosenza allo stato di agitazione, i penalisti chiedono che il processo Reset venga celebrato nella sede naturale del Tribunale Bruzio e non nell'aula bunker di Castrovilla. Rivediamo. Il processo Reset, scaturito dalla maxi inchiesta contro l'andrangheta cosentina, deve essere celebrato nel Tribunale di Cosenza. Lo chiedono a gran voce i penalisti cosentini, che hanno proclamato lo stato di agitazione per dire no allo spostamento del procedimento penale al Tribunale di Castrovillari, sede indicata dopo il nubifragio che ha colpito il Lametino, che ha determinato l'inagibilità dell'aula bunker di Lamezia Terme. Il presidente della Camera Penale di Cosenza, Roberto Lapera, e il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Ornella Nucci, hanno consegnato un'istanza di revoca al collegio giudicante del processo. Il provvedimento della Presidente della Corte d'Appello, che ha disposto lo spostamento del procedimento a Castrovillari, lamentano i penalisti, non è stato preceduto da nessuna interlocuzione con l'avvocatura. I processi devono essere celebrati, sottolineano nell'istanza, nella sede naturale, che per Reset è il Tribunale di Cosenza, dotato di aule capaci di garantirne la celebrazione. Pur comprendendo l'urgenza della decisione e riconoscendo che il trasferimento potrebbe essere temporaneo, il Consiglio degli Avvocati ha chiesto l'adozione di nuove determinazioni che riportino il processo a Cosenza. Abbiamo motivo di ritenere, scrivono i penalisti, che la richiesta verrà accolta, così da evitare defatiganti impugnazioni nonché ulteriori ritardi nella celebrazione delle prossime udienze. E questa mattina era prevista l'udienza per l'escussione di un collaboratore di giustizia, ma il Tribunale ha preso atto dello stato di agitazione proclamato dalla Camera Penale di Cosenza, della comunicazione istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e, in attesa di una interlocuzione istituzionale con la Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro e il Procuratore Generale, il processo è stato rinviato al prossimo 12 novembre.
Noi cambiamo argomento, ci spostiamo a Corigliano Rossano, dove la consigliera Pasqualina Straface avanza dubbi sui debiti del municipio. Vediamo. Noi siamo vicino al pre-dissesto finanziario. Siamo vicino ad una situazione finanziaria che sta per esplodere. Pasqualina Straface, consigliere regionale e consigliere comunale all'opposizione di Corigliano Rossano, torna sull'allarme riguardante i conti del comune ionico, prefigurando uno scenario nefasto. Abbiamo voluto presentare come consiglieri di minoranza l'esposto alla Corte dei Conti, ma anche alla Procura, rispetto ad alcune procedure che sono state avviate da questa amministrazione comunale, dove c'è stata poca trasparenza, per non dire nessuna trasparenza nei conti. Straface e gli altri firmatari dell'esposto hanno chiesto di verificare l'effettiva capacità del Comune di Corigliano Rossano di garantire la copertura integrale degli impegni e di indicare come ed in quali settori sono previste riduzioni della spesa e incrementi delle entrate per ristabilire un equilibrio di cassa. Tra i punti da chiarire, citati nelle pagine del documento, il ricorso all'utilizzo di fondi vincolati. Di fronte ad un predissesto finanziario, nella Commissione Bilancio ho chiesto a quanto ammonta l'anticipazione di cassa, non soltanto l'anticipazione di cassa per quanto riguarda la Cassa Depositi e Prestiti, ma abbiamo chiesto anche a quanto ammonta l'anticipazione di tutte quelle risorse legate ai fondi vincolati. Fondi vincolati che sono arrivati nella nostra città, che dovevano essere utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche e che probabilmente sono state utilizzate per fare altro. Ecco, vogliamo chiarezza perché è una città che non merita di arrivare ad un dissesto finanziario. Una brutta storia ci porta ad Amantea, siamo sul Tirreno cosentino, un 36enne e la sua compagna avrebbero estorto del denaro a un diversamente abile. Questa storia è andata avanti per molto tempo, fondamentali le segnalazioni dei cittadini, vediamo. Un incubo durato oltre 12 mesi per un disabile 39enne di Amantea, presunta vittima di un 36enne già noto alle forze dell'ordine, che lo avrebbe minacciato giornalmente per farsi consegnare soldi e altri beni. Non avrebbe agito da solo, con lui la compagna di 25 anni, complice di un piano che ha stretto nella morsa il malcapitato e indirettamente sua madre, anche lei invalida. Appena dei cittadini si sono accorti di questi presunti episodi di vessazione continua, hanno segnalato il tutto ai carabinieri della compagnia della cittadina tirrenica, che hanno avviato le indagini. Durante un controllo, i militari hanno trovato nella disponibilità del 36enne un libretto postale intestato alla madre della vittima, assieme al PIN. Dal conto, il presunto aguzzino avrebbe prelevato ogni mese la pensione di invalidità e reversibilità della donna. Dagli accertamenti successivi del Nord ai carabinieri della compagnia di Paola, si è ricostruito lo schema delle condotte estorsive. L'uomo, con l'uso della violenza, sarebbe riuscito a impossessarsi della maggior parte della pensione di invalidità del 39enne e a farsi dare illecitamente altri soldi, derivanti dai canoni di locazione di alcune case che possiede il malcapitato. Questi, per soddisfare le continue pretese del 36enne e della sua compagna, tra cui anche impossessarsi della sua automobile e ottenere il pagamento del carburante dell'assicurazione, avrebbe chiesto ad amici e conoscenti somme di denaro in contanti. Il 36enne è finito in carcere per estorsione aggravata, mentre per la compagna sono stati disposti i domiciliari. Riavere la sua automobile, l'appello di Pasquale Fusaro, diversamente abile, a cui ignoti nelle ultime ore hanno rubato l'autovettura a Cosenza, incuranti del tesserino per la disabilità esposto sul parabrezza. Sentiamo. La persona che vedete in queste immagini è Pasquale Fusaro, 38enne di Acri, affetto dalla nascita da tetraparesi spastica, una disabilità che affronta con il sorriso e con ironia, che però sono state cancellate da un episodio increscioso che gli è capitato a Cosenza. Ignoti, senza considerare il tesserino di invalidità esposto sul parabrezza della sua macchina, una Fiat Panda nuova 4x4, gliel'hanno rubata in via Tocci. Mi trovavo con mia sorella per fare delle commissioni, esco dopo aver finito queste commissioni, trovo una sorpresa spiacevole,
ovvero non trovo più l'auto, nonostante avessi messo il cartellino dell'handicap attaccato alla macchina. Ha subito sporto denuncia, ma al momento della macchina nessuna traccia. Questo è veramente un gesto che ti lascia senza parole per queste persone, che non so nemmeno definirle se sono persone o sono esseri umani. Spero che con questo appello che vi manderò alla vostra redazione, spero che riuscirò ad ottenere qualcosa. E speriamo che questa storia possa, come dire, avere un lieto fine. Ci piacerebbe davvero poterlo scrivere, poterlo condividere con i nostri telespettatori. Andiamo avanti, ci spostiamo sul Parco del Pollino per una iniziativa che coinvolge i comuni di Mormanno, Laino Borgo e Laino Castello. Vediamo. Dal 6 all'8 dicembre tra i comuni di Mormanno, Laino Borgo e Laino Castello si ritroveranno produttori agricoli, esperti e divulgatori scientifici provenienti dall'Italia e dall'estero per Slow Beans, l'evento internazionale di Slow Food dedicato alle leguminose, è nato per raccontare il valore non solo alimentare dei legumi. È un evento di respiro nazionale, ma che affronta una tematica che è una tematica invece di tipo planetario. Raccontiamo una storia che passa attraverso i legumi, che sono sicuramente dal punto di vista nutrizionale e dal punto di vista salutare l'alternativa ideale a far sì che le microeconomie dei territori e di conseguenza la politica, la cultura, la socialità dei territori possano recitare un ruolo importante nel cambiamento di questo nostro pianeta. Protagonista della tre giorni sarà il fagiolo poverello bianco, che grazie alla lungimiranza delle tre amministrazioni comunali gode della Deco intercomunale, un caso molto raro in cui i comuni limitrofi riconoscono allo stesso prodotto agricolo un'unica Deco. Abbiamo messo insieme tanti imprenditori che hanno messo in campo, diciamo, la coltivazione di questo fagiolo poverello bianco, che è da tempo che si coltiva solo in questa zona. Oggi Slow Food Italia ha scelto il territorio del Pollino per svolgere Slow Beans 2024, ci riempie di orgoglio perché mette un focus importante sul Pollino, sulla Calabria, e dimostra soprattutto la grande forza della nostra imprenditoria, soprattutto giovanile, di donne, di uomini, che attraverso questi prodotti identitari agroalimentari riescono ad esportare e soprattutto a esportare il bello della nostra regione. Il fagiolo poverello bianco, che era il cibo dei poveri, adesso invece è diventato un elemento fondamentale, con proprietà organolettiche molto importanti e molto buone, ricco di fibre. Quindi siamo felici che ci sia Slow Beans a Mormanno e tutto il territorio parteciperà. Slow Beans si avvale della partecipazione istituzionale ed economica della Regione Calabria e dell'ARSAC. Grazie alle amministrazioni sensibili che sanno cosa vuole dire valorizzare le produzioni e le eccellenze dell'agroalimentare. La dimostrazione sono proprio le Deco, sono sensibilità da parte delle amministrazioni comunali che capiscono che bisogna creare una filiera istituzionale prima di essere una filiera produttiva. E ora lo sport con il calcio. Torniamo a parlare dello stadio del San Vito Marulla, quindi siamo a Cosenza dopo il via libera al DIP da parte del Consiglio Comunale di Cosenza. Adesso parte la progettazione. Intanto il sindaco Caruso chiede l'intervento di imprenditori per riqualificare l'intera struttura. Vediamo. Votiamo l'immediata esecutività, chi è a favore, chi è contro, chi si astiene, approvato. Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il documento di indirizzo alla progettazione dell'intervento di riqualificazione dello stadio San Vito Marulla, con un importante finanziamento di oltre 7 milioni di euro che serviranno per riqualificare parte della struttura. Ma per completare il lavoro il sindaco Caruso si appella agli imprenditori e dice servono altri fondi per rendere lo stadio una struttura moderna e fruibile. Questo è un intervento sicuramente utile, che darà un'immagine diversa del nostro impianto Marullo a San Vito, però è un intervento parziale, che sono poco
qualcosa rispetto invece agli investimenti che sono necessari per ammodernare interamente lo stadio. E allora da qui è nata anche la mia richiesta all'imprenditoria locale, ma anche ad un'imprenditoria interessata ad investire su una struttura sportiva così importante che possa essere di fuori provincia ma anche di fuori regione. Io auspicherei un interesse, un intervento della società Cosenza Calcio, ma mi rendo conto che un progetto di finanza che possa portare alla rimodulazione, alla a rinnovare l'intera immagine dello stadio San Vito Marulla comporta investimenti importanti e magari la società non è in queste condizioni, ma per come è stato anche in altre città come a Milano, come a Torino, dove sono intervenute le società calcistiche, ci sono interessi dei privati che possono portare a presentare questo project financing. Dopo l'approvazione, il prossimo step è la progettazione, ma l'auspicio è il rifacimento dell'intero stadio. Il prossimo passo è quello, una volta ingabbiata la somma, di procedere con un progetto definitivo e poi con il bando che consentirà appunto di far partecipare le imprese locali per la realizzazione di questi interventi. I tempi, non me, se le anticipo la domanda, i tempi purtroppo sono i tempi della burocrazia, noi li accelereremo al massimo per la parte che ci riguarda, ma poi ecco, sono anche i tempi di realizzazione degli interventi che partiranno, se tutto va bene, mi auguro, auspico, alla fine del campionato. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.